Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenza, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con la carriera allenatore con l'Inter. Signori, saluto subito Real Non Proprio Nerd, Michele Bastiani, Thomas Nanni, Fabrizio Zekinger. Raggiungiamo 2000 mi piace entro la mezzanotte di lunedì sera, se volete l'episodio anche martedì pomeriggio, signori. Un paio di persone le ho salutate perché, signori, nell'episodio infrasettimanale di Battlefield ho chiesto di condividere il mio video. È stato fatto e li ho salutati. Quindi se volete essere salutati nel video di Battlefield infrasettimanale, che dovrebbe uscire o mercoledì o giovedì, chiedete di essere salutati e lo farò. Provo a chiamare anche Nicolò, ma ha detto che è libero nel tardo pomeriggio. Io ci provo lo stesso. Pronto Nicolò? Pronto? Nicolò, mi senti? Sì, sono io. Sì, dai, io sono un po' sempre con questa situazione di Icardi, che non so se vuole andarsene, se vuole restare, è in dubbio, non so come fare col suo contratto, non so come comportarmi, sinceramente. Guarda, purtroppo secondo me è un casino quello, perché come mi sembra di aver visto la puntata prima, non accetta rinnovi, contro rinnovi è secondo me inutile, rischi di perderci del tempo quando ti conviene magari andarti a cercare qualcun altro, magari un po' più giovane, che magari non sarà subito forte uguale, ma che poi in prospettiva può diventare un grande. Magari tu sai, hai Gabriel, che secondo me può giocare anche lì, può giocare come punta. Sì. Poi magari puoi trovare qualcuno che tu sicuramente sei molto più informato, perché hai tirato fuori i grandi giovani, tipo Carter Vickers. Io lo sto usando una stagione, come ti ho detto, dell'Inter, come stai facendo te, mi è arrivato tipo al 70 nella prima stagione. Ah, Carter Vickers è un animale, è clamoroso veramente. È veramente una bestia. Devo andare magari a strafare, anche se non è molto veritiero, tipo di Bala alla Juve. Sì, lo so, ma dopo poi in ogni carriera la seconda stagione, secondo me, dopo cade un po' ovviamente nel non realismo, perché è anche un po' inevitabile. Ho capito, va bene, guarda Nicolò, ti ringrazio tanto, poi ci sentiamo anche in privato, ci scambiamo due chiacchiere anche in privato, va bene? Mi fa piacere, te l'ho sempre detto, è un piacere vederti video, sono un relax la sera dopo 13-14 ore di lavoro, e chiudi bellezza la serata. Ti ringrazio veramente, ti ringrazio, mi fa piacere anche a me, ci sentiamo dopo, dai, vado a finire di registrare. Ciao bestia, ciao. Uff. Ecco, mi mancavano un po' queste sensazioni, questa pelle d'oca finite le chiamate con voi. Allora ragazzi, il suo punto di vista in realtà non è sbagliato, perché comunque questo Gabrielito qui, Gabigol, potrei spostarlo tranquillamente qui e poi andarsi a... poi magari Icardi, vedi, fuori con Sané. Potrebbe essere un po' questo il nuovo tridente delle meraviglie, giovanotti come Sané, Gabriel e Oyarzabal. Vedete, questo potrebbe essere la nuova idea. Ora io adesso però, dato che Icardi comunque in principio vorrei tenerlo, ci riprovo ragazzi. Quindi gli avevo offerto 200, vado con 250. Ruolo squadra, giocatore chiave, bonus per gol. Ma che cazzo ho fatto qua? 250. Ok. Ok raga, andiamo così. Handanovic, Miang, Lindelof, Carter Vickers, Conti, Brozovic, Yokuzlu, Kovalenko, Perisic, Pojan Paolo e Sané. Sempre sul pezzo e forza Inter. Sané, è bella la palla per Kovalenko. Kovalenko la rigioca in mezzo per Sané. Felipe Melo, gran chiusura. Brozovic ha visto l'eroe Sané salire. Incredibile, velocissimo. Sané, davanti a Berisha, ci prova di destro Berisha, poi con Co. La palla resta lì, riesce in qualche modo l'Atalanta a rimediare. Attenzione qui a Carter... No raga, che intervento ha fatto? Che intervento ha fatto Carter Vickers? Non ci posso credere. Non ci credo che l'ha fatto. Clamoroso. Brozovic. Per Pojan Palo, che in qualche modo vince un contrasto. Ancora Pojan Palo! Che ci prova col pallonetto. Attenzione a Brozovic, che c'ha comunque un bel destro. Può andare Marcelo! Non ci credo mai! Non ci credo mai! È Perisic! Comunque croato, signori! Che gol qua di Ivan! Che gol di Ivan su punizione! Questo è tipo il mio terzo gol su punizione qua su FIFA, raga! Non ne faccio spesso! Questa gran punizione! Berisha in realtà ci arriva, ma non riesce proprio a spingere
Il pallone fuori, vedete? Molto bene. Passiamo in vantaggio. Meritato anche, devo dire. Guarda Yukuzlu, guarda Yukuzlu! Che recupero! Poi la palla per Zeturbo! Che chiude la partita! E segna il suo primo gol con la maglia dell'Inter in Serie A! Incredibile, signori! Zeturbo, eccolo qua! Mamma mia, guarda qua Yukuzlu, è difensore centrale! Ho messo Zeturbo al posto di Poyampa, dove ha tirato! Che gol de merda! Guarda lì, boom! Centrale, Berisha si è spostato, vabbè. Finisce qui, signori. Vinciamo 2-0. Tre punti importanti, molto importanti, che ci danno fiducia per la partita contro la Roma. E sono molto contento per il gol di Zaturbo. Signori, siamo pronti. Questa è veramente una partita importantissima, a dir poco. Roma-Inter. Ma, raga, cioè, sono tesissimo. Non so come farò a giocare questa partita. Andiamo. L'andata l'ho vinto 2-1, ma alla Roma basta un gol. 1-0. Il risultato dell'andata è un risultato positivo, ma che ci sta troppo stretto. L'1-0 della Roma è troppo semplice da raggiungere. Noi dobbiamo cercare di segnare almeno un gol, ragazzi. Almeno un gol e dobbiamo stare lì con la testa. Non dobbiamo concedere spazi. Non dobbiamo lasciare che i loro esterni giochino troppo. Bruno Peres, Florenzi, Salah, Perotti, El Shaarawy. È rischiosa questa partita. È rischiosa, ma ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Forza Inter, forza. João Mario poi, per Banega. Per João Mario, per William Carvalho, qui gran chiusura di Vermaelen. Passiamo ancora qua, Gabriel. João Mario, per Perisic. Bruno Peres, che intervento. Attenzione a Salah, tiro centrale, Handanovic, forza, dai, dai. Attenzione a Carvalho, gran palla per Mauro Icardi. Non me l'aspettavo sinceramente. Attenzione a Maurito. Maurito entra in area! Steccato. Da Vermaelen, ma non penso sia rigore, signori. Però almeno rosso. Almeno rosso, ragazzi. Come fa a essere già? Sai, Cardi è entrato in area. Incredibile, veramente. Incredibile. Non è sicuro. Ah, è rigore. Attenzione. Mauro Icardi contro Alisson. Mauro Icardi! Traversa. Poi torna Icardi! Mauro Icardi! Che buccia di culo! Ma prima eravamo stati sfigati, adesso più fortunati. Grande Mauro. Mamma, avevo tirato il rigore fortissimo. Poi qui il pallone gli è ritornato, per fortuna. Per fortuna, signori, mamma mia. 1-0 Inter. 1-0 Inter. La Roma è andata bene, perché qua Vermaelen dovevano cacciarlo. Banega. Si gira. Palla per Icardi. Icardi. È bella per Perisic, ancora Vermaelen. La Roma sta iniziando a salire. Grande Carter Vickers. Perisic per William Carvalho. Sì che c'è il buco per Icardi. Icardi davanti al portiere. Tiro troppo centrale. Banega. Dove c'è Miranda che stacca. Bruno Peres sulla linea. Poi attenzione, la palla torna a João Mario di Mancino. Doppia deviazione, la palla arriva al portiere. Attenzione a William Carvalho che va in pressing su Florenzi. Poi per Paredes. Gabriel recupera un gran pallone, ma l'arbitro fischia la fine del primo tempo. 1-0 Inter, ovviamente questo risultato ci va benissimo. È come una bilancia questa partita, ragazzi. Se si sposta un attimo un peso, cambia tutto. Cambia veramente tutto. E bisogna stare concentrati, qui con la testa. Attenzione Bruno Peres, qui perde un brutto pallone. Perisic, Alisson, non ci credo che la parata. Non ci posso credere. Gabrielito. Può andare, più fresco di tutti perché non ha fatto molto in realtà. Gabriel, bellissima la palla per Icardi. Icardi davanti ad Ali. Minchia, raga. Perisic. Mamma mia, ragazzi. Ma che sta succedendo? Ma ti sembra un tiro da fare quello? Olè. Penso che me lo faccio anche io un cambietto, raga. Non per, ma faccio il 4-3-3 difensivo, semplicemente. E ci metto quel buon Sandrone. Come si dice dalle mie parti, di Yokuzlu. Olè, dentro Yokuzlu. Così abbiamo un buon centrocampo, bello folto, da fermare anche Dzeko, che adesso è grosso fisicamente. Quindi ci vorrà più stazza fisica per fermarlo. E cioè, mettiamo Yokuzlu. Però, raga, non ce la faccio veramente più. Non ce la faccio veramente più, raga. Siamo al 77esimo, ma io penso di essere dimagrito almeno 5 kg.
Sta partita è troppo tesa. Ogni volta che la Roma viene avanti è un rischio perché sono forti esternamente. Poi Arzabal, c'è dall'altra parte proprio Caprari. Sì, San Luchino, fai andare João Mario, che è stanchissimo. João Mario, Alisson ancora. Ha fatto 5 parate tutte uguali, sto portiere. Mamma mia, ma come si fa a bucarlo? Guarda che parata che ha fatto. João Mario, per Caprari, che adesso può viaggiare. Porca puttana. Ancora Paredes, Yokuzlu ferma tutto, raga. Il 4-3-3 di contenimento in queste situazioni funziona sempre. Con questi giocatori funziona sempre, signori. Andiamo avanti noi. Ci ha abbassato l'1-0. Ci siamo difesi da Dio, raga. Ci siamo difesi da Dio. La Roma ha fatto poco, ma è comunque sempre pericolosa. Io ho fatto molto di più, raga. Alisson penso sia stato il migliore in campo. Niente, raga. Icardi si rifiuta di trattare. Per il momento non posso fare niente. Ma andiamo subito a vedere i tabelloni. Contro chi saremo? Contro il Fenerbahce. Contro il Fenerbahce. Juventus Panathinaikos. Hertha Berlino Tottenham. Schalke 04 Feyenoord. Noi saremo contro il Fenerbahce. Il Fenerbahce è una squadra tosta, raga. Soprattutto sul loro campo. Soprattutto sul loro campo. Sarà davvero dura. Oh, signori. Sale Zeturbo al 72 e Conti al 73. Andiamo ancora avanti, ci dovrebbero essere ancora un paio di giorni per fare gli allenamenti, dato che ci sono le soste per le nazionali. Per Icardi ancora non posso fare nulla, purtroppo. Quindi raga, formazione Handanovic, Riccardo Rodriguez, Lindelof, Miranda, Conti, Kessié, Caprari, Yokuzlu, Yarzabal, Icardi e Gabriel. Sempre sul pezzo e forza Inter. Yokuzlu. Per Gabriel c'è Caprari! Art! In calcio d'angolo, subito una buona occasione per Gianluchino. Oyarzabal. Per Mauro Icardi da fermo, palo! Mamma che tiro aveva dato Mauro di mancino. Poi Yokuzlu. Per Icardi! Steso! No, raga, ma come fai a non fischiare il rigore qui? Icardi se ne va! Gran palla di Oyarzabal! Icardi! Ancora Hart. Ce la faremo a far segnare sto pover uomo? Oyarzabal. Balla la palla per Icardi! Icardi! Steso! Da Baselli, qui ingenuità del centrocampista del Torino, veramente. Qui gli stanno ammonendo tutti, sti falli in aria da dietro, così. Qui Icardi era pronto per tirare col mancino, Baselli lo aggancia clamoroso. Io veramente non capisco. Io veramente non capisco. Va ovviamente sempre Mauro Icardi, e stavolta lo fa! L'Inter passa in vantaggio al 45esimo del primo tempo con Mauro Icardi. Ho rischiato anche stavolta, sinceramente. L'ho messa proprio dietro al palo, guarda lì. Bam. Oyarzabal. E bella la palla per Caprari. Il tiraccio però di mancino. Peccato, era bellissimo l'inserimento. Attenzione, raga, il Torino è tutto avanti. Se ripartiamo, facciamo un bellissimo lavoro. Acqua. La mette in mezzo. Oliveira. Attenzione a Oliveira che si gira. Palla per Martinez. La palla arriva a Castan. Kovalenko, gran. Palla recuperata, poi Oyarzabal può andare. Dove vai, Icardi? Lancio, lunghissimo, fantastico, perfetto per l'eroe Sané. Sané, Sané, è entrato da poco. Sané, se la mette sul mancino. Sané sul destro, poi Art. E la tiene lì. Mamma mia, l'importanza di Icardi. L'importanza di Mauro Icardi, signori. Oyarzabal prova a rigiocargliela, ma Zappa Costa lo ferma, ma finisce qui. Signori, seconda vittoria di fila per 1-0 con gol su rigore. Mi preoccupa un po' questa cosa, sto facendo molta fatica a segnare. Però, ragazzi, ci sta. Cioè, alla fine il Torino, io mi difendo molto bene e riesco comunque ad attaccare in ogni modo. Poi i rigori è un caso, semplicemente. Icardi comunque avrebbe tirato un sassone di mancino che Hart forse diventava Moro. Adesso proseguiamo, abbiamo 2 giorni dopo la partita con la Sampdoria. E poi quella con la Juventus, quindi dobbiamo mantenere un attimo sotto attenzione la forma dei giocatori. Io comunque andrei con Icardi perché è importante dargli continuità in questo momento dove non accetta il contratto, ma soprattutto perché ho bisogno che mi segni. Ho bisogno che mi faccia dei gol per la classifica cannonieri. Quindi, ok, raga, la formazione è questa, quella che avete visto. Handanovic, Miang, Murillo, Carter Vickers, Darmian, Brozovic, Gnukuri, Banega, Ivan Perisic, Leroy Sané e Mauro Icardi. Sempre sul pezzo, forza Inter. Attenzione a Banega, la passa Darmian che prova il destro. Viviano. Banega. Per Icardi. Icardi se la mette sul destro. Mauro Icardi! Non ci credo che è uscita.
Non ci credo che è uscita. Non ci credo. No, no, raga, ma come si fa a fischiare sto rigore? Ha preso il pallone, Darmian. Cioè, il pallone si è mosso perché l'ha preso Darmian, ragazzi. Vabbè. Samir Handanovic contro Fabio Quagliarella. Vai, Samiro. Sì! Gol di Fabio Quagliarella. La Sampdoria passa in vantaggio. E adesso... hanno fatto gol sul rigore. Come cazzo stavo vincendo io in queste giornate? Attenzione, Icardi. Icardi, bella la palla per Banega che prova il tiro. Ancora quel cazzo di Succi. Ma che cazzo è sto Succi de merda? Adesso è diventato la bestia. Finisce il primo tempo, raga. 1-0 Samp. Signori, io, cioè, non voglio essere polemico. Lo so che si ci sta a perdere. Però vi giuro che da quando la Sampdoria ha segnato, il gioco è cambiato da così a così. E adesso non riesco più a far nulla. Ma proprio nulla. Ma non mi riescono le cose più banali. Si vede che la Samp ha aumentato il pressing. Brozovic. La larga per Sané. 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 Bellissima la palla di nuovo per Brozovic. Io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Icardi. Oh mamma, che bella palla per Perisic. Perisic davanti a Viviano. Perisic la sbaglia. Guarda qua Quagliarella come si è ritrovato lì il pallone. Dio santo, Dio. Kovalenko per Perisic. Dai raga. Vai, fai andare Kova. Sì, Victor. Di nuovo per Perisic. Rientra sul destro. Perisic. Dov'è il pallone? È ancora lì. Perisic. Tiro identico, identico, identico. Cristo, a quello di prima. Addosso a Viviano. Perisic. Eder. Per Sané. Viviano. Ma ragazzi, ragazzi. Mi tirano tutti così. Mi stanno tirando tutti così. Addosso al portiere. Questa l'ho anche messa a giro. Guardate. Cioè, raga. Ma cosa devo fare per segnare? Finita, raga. Abbiamo perso 1-0. Sapete che io sono molto onesto in tutto quanto, ma quando una squadra non merita di vincere, come ha fatto la Sampdoria, non ha meritato di vincere. Semplicemente. Comunque, la situazione in classifica la sapete, ormai la Juventus ha vinto, quindi siamo a un punto avanti, quindi siamo ancora avanti. E noi ci avviamo alla partita contro la Juventus, che vedrete nel prossimo video, signori. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, signori. Nel prossimo video andremo a vedere appunto Juventus, Crotone, Fenerbahce, signori, e Milan, mi sa. Quindi inizieremo ad andare avanti anche con l'Europa League. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, signori. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.